Occhi di lince, ciao, mi chiamo Edo Thomas, sono insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Oggi il tema della lezione è la respirazione. Andiamo alla pratica! Queste due respirazioni, una si chiama wave, l'altra si chiama mid wave. Questi due esercizi possono essere utilizzati all'inizio della pratica, in mezzo alla pratica o alla fine della pratica per sigillare la pratica di yoga. Allora, perché utilizzo esattamente questi esercizi o tanti altri esercizi? Per facilitare proprio la pratica di yoga nell'eseguire o comunque le asana o migliorare quindi la flessibilità, la mobilità articolare e anche la fluidità tra una posizione e l'altra. Questi concetti sono fondate proprio sulla neurologia funzionale. Poi lascio qua il link di due o tre lezioni di teoria per quanto riguarda la neurologia funzionale, ti lascio qua il link qui sopra. Bene, allora, la prima respirazione si chiama wave, si potrebbe fare seduto come sono messo io, oppure seduto sulla sedia o ancora sdraiato a terra, ok? Ah, anche in piedi si potrebbe fare. Bene, allora, cosa consiste in questa respirazione wave? Io dovrò inspirare il massimo possibile con l'addome, quindi inspiro con l'addome, quando non riesco più ad inspirare con l'addome, inspiro col torace, poi dopo è tutto abbastanza ampio, la parte anteriore, laterale e posteriore di tutto il tronco, poi espiro dall'addome e espiro dal torace. Per cui è proprio un'onda che comincia dall'addome, finisce col torace, poi l'espirazione all'addome e il torace. Ok? La posizione, quelli che sono seduti, quindi se tu sei seduto sulla sedia o seduto con me, la spina dorsale, quindi la colonna deve essere eretta, non diritta, eretta, quindi rispettando tutte le sue curve fisiologiche, ma do esattamente una stensione maggiore portando il mento verso l'esterno e quindi l'osso occipitale va in alto, ok? Come se fosse un cordone che dall'osso occipitale mi tirasse su in alto. Butto fuori l'aria completamente tutta, anche attraverso la bocca, e comincio a riempire i polmoni attraverso l'addome. Passo il torace, blocco, addome, torace. Se hai visto, io mi sono mosso esattamente tutte queste due parti del corpo, ma la colonna vertebrale non è ceduta, quindi sono rimasto esattamente perfetto in una posizione eretta con la colonna vertebrale. Allora, una spiegazione per quanto riguarda questo rumore, questo sibilo che magari l'hai sentito. Io chiudo leggermente la glottide, quindi devo immaginare che appanno gli occhiali per pulirlo e chiudo la bocca esattamente la stessa cosa. No, a nell'arice. Questo no, quindi cerco di controllare il passaggio dell'aria attraverso la glottide e poi controllo tutto attraverso i muscoli della respirazione, respiratorio, che possono essere gli intercostali, possono essere i muscoli addominali, eccetera, eccetera. Ok? Allora, possiamo esattamente praticare questo esercizio della respirazione wave per diverse volte, cioè quindi
per 2, 3, 4, 5 minuti prima della pratica di yoga. Lo facciamo 7 volte insieme, ok? Quindi posizione della testa, del mento, la colonna eretta, svuoto, quindi leggera compressione e chiusura del torace e dell'addome e comincio 7 volte insieme. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. L'ultima. Molto bene. Allora, ricordi sempre di tenere la colonna vertebrale sempre in posizione eretta, di non afflosciare, di quindi non chiudere nel momento dell'espirazione, per cui magari uno che ha difficoltà di mantenere la colonna in questa posizione, forse è meglio sdraiarsi per terra, ok? È una regressione, ma è fattibilissimo, quindi va benissimo. Allora, il secondo esercizio, la respirazione mid-wave, per cui una respirazione media con delle onde più piccole, ma che devono essere esattamente uno dietro l'altra, quindi diverse piccole onde. Per cercare di capire meglio, quindi di dividere quindi, questo tipo di pratica, invece di fare subito questo collegamento di un'onda verso l'altra, quindi vi spiegherò esattamente una maniera per poi dopo essere associata alla quella proprio classica della respirazione, quindi l'esercizio classico. Allora, io inspiro un colpo con l'addome e un colpo con torace, un colpo addome, un colpo torace, quindi è questa successione. Un colpo, un colpo, un colpo, un colpo. Quindi si potrebbe fare 3, 4, 5, 6, quante volte vuoi, finché poi tutto è bello disteso
e i polmoni sono belli pieni. Quindi nell'espirazione esattamente il movimento è al contrario. Quindi addome, torace, addome, torace, addome, torace, addome, torace, finché l'aria è completamente uscita dai polmoni. Quindi facciamo come se fosse una lancetta dell'orologio. Spiego meglio, quindi facendo la pratica. Addome, torace, addome, torace, addome, torace, addome, torace. Espirando. Un colpo alla volta, quindi facciamo questo esercizio per 3 volte per poi dopo collegare uno all'altro, quindi proprio delle onde poi più fluide. Quindi sempre nella posizione retta della colonna vertebrale, butto fuori l'aria completamente e comincio dall'addome, torace. Prova a cercare di separare questi due movimenti, una con l'addome, uno con torace, un addome, quindi questa successione tra un movimento e l'altro. Adesso dobbiamo collegare, quindi non c'è più una lancetta dell'orologio, c'è proprio quella lancetta che non si ferma mai, no? Quindi è un tutt'uno. Però c'è sempre questa divisione. Io inspiro poco con l'addome, poco con torace, poco con l'addome, poco con torace, finché io riempio tutto la gabbia, cioè riempio tutto d'aria i polmoni e dilato tutto l'addome e la gabbia toracica. Ah, ricordati anche di espandere anteriore, laterale e posteriore, sia dalla gabbia toracica che dall'addome. Ok? Proviamo adesso 7 volte in questa maniera, graduale. Cioè, quindi gradualmente fino all'espansione totale di tutto il torace, torace e anche l'addome. Ok? Posizione della testa, butto fuori l'aria e comincio. Due. Tre. Cinque. Sei.
l'ultima. Bene. Questi esercizi sono proprio adatti ad accalmare la mente, perché la mente proprio ha soltanto praticamente una cosa da fare, quindi prestare attenzione al respiro, quindi ha meno pensieri. Magari all'inizio non è esattamente così, perché è un tipo di pratica che magari tu non hai mai fatto, quindi avrai esattamente tanti altri pensieri per cercare di fare tutti questi esercizi. Però dopo, con tanta pratica, con tanta diciamo ripetizione, vedrai che dopo la settima, ottava o anche di più ripetizione inizia un po' ad essere fluido e il pensiero va solo su quello, quindi potrebbe essere anche una maniera di meditare. Ricordi che non ho detto all'inizio di iscriverti al mio canale, però se hai fatto e hai praticato fino alla fine, perché comunque sei già iscritto, accendi la campanella, e fai un commento, metti like e va benissimo così, ok? Ci vediamo oggi è venerdì, quindi ci vediamo lunedì, ok? Quindi sabato, domenica una piccola pausa e ci vediamo lungo le strade.